Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo nostro appuntamento festivo con l'informazione. Siamo alla quarta settimana del mese di ottobre e apriamo come sempre con la cronaca. Purtroppo la settimana si chiude con la notizia della morte di Isabella Corni, 38 anni, era incinta di 4 mesi, vittima di un incidente fra Strambino e Vestignè. La donna, che è figlia del noto pittore Francesco Corni, viaggiava su una Fiat Punto con la sorella quando è sopraggiunta un'altra Punto guidata da un ferroviere di Mercenasco che non avrebbe visto il semaforo rosso e avrebbe travolto l'auto con le due donne. Inutili i tentativi per rianimare Isabella Corni. La notizia ovviamente ha fatto subito il giro del paese perché la donna è molto conosciuta, così come la sua famiglia. E la settimana si è conclusa purtroppo anche con un altro decesso, quello di Giuseppe Bollettino, 72 anni, sindaco di San Giusto. Si è spento all'ospedale di Ivrea, era da tempo malato e lo scorso anno aveva perso la moglie. Dopo oltre 30 anni passati in amministrazione, dove aveva ricoperto un po' tutti i ruoli, consigliere, assessore, vice sindaco, lo scorso maggio era stato eletto sindaco succedendo a Giosi Boggio, che era diventata la sua vice sindaco. Ex dipendente Olivetti, in gioventù aveva militato nella squadra di calcio locale, una squadra del suo paese al quale è sempre stato molto affezionato, al quale si è dedicato con fare mite ma fermo. Lascia la moglie Sonia e il figlio Rudy e il suo paese, che proprio nelle ore in cui si è diffusa la notizia della sua morte ha dimostrato alla sua famiglia e all'amministrazione comunale tutto l'affetto che aveva per lui. Poi due morti per cause naturali, un pensionato di 73 anni che con un gruppo di amici partecipava a una battuta di caccia fra Feletto e Bosco Nero. Non dava più notizie di sé, sono stati gli stessi amici ad andare a cercarlo, l'hanno trovato poco lontano dall'auto che aveva lasciato per incominciare la battuta. Il secondo invece è un margaro di 56 anni, trovato anche lui senza vita nel cascinale dove stava mungendo le mucche, in località Sant'Antonio di Castellamonte. In entrambi i casi si ipotizza ovviamente una morte per infarto. Ed è morto anche Tiberio Toffali, 52 anni, vice sindaco della prima giunta Corgia dal 2004 al 2009, però lui si è tolto la vita nella ditta nella quale era responsabile dell'ufficio acquisti a Mappano. I soccorsi sono stati allertati dallo stesso titolare, sono giunti immediatamente, ma per lui non c'era più nulla da fare. E poi, fra le notizie di cronaca, anche un 88enne di Cirié, primo tasso, che ha investito un uomo e poi è fuggito senza prestargli soccorso. Ha investito Mario Zucca, 60 anni, di Lanzo, guardia parco della provincia, responsabile delle guardie del lago di Candia. L'investimento è avvenuto nella provinciale 2 tra i comuni di Lanzo e Balangero. L'anziano, abbiamo detto, 88 anni, dopo l'investimento è fuggito, è andato a casa, però ha raccontato tutto alla figlia, che poi è arrivata sul posto e si è presentata lei sul luogo dell'incidente. Poi poteva andare davvero peggio, un 52enne di Venaria che si trovava nei boschi di Giaveno a cercare funghi ed è stato colpito da 9 pallini da caccia. Senza chiedere aiuto l'uomo è riuscito in macchina a raggiungere il Mauriziano di Torino, dove è stato medicato e dimesso, e i carabinieri danno ancora la caccia adesso al cacciatore, che ovviamente ha impallinato il cercatore di funghi. Per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, 12 tir, 1000 pneumatici, 3 tonnellate di rame, poi ricambi auto, attrezzi industriali, 20 quintali di prodotti ittici surgelati, stock di bottiglie di spumante, occhiali, c'era un po' di tutto, insomma, fra la merce rubata da una organizzazione sgominata dalla Polizia Stradale di Torino. Fra i luoghi in cui avevano compiuto i loro furti, Torino e provincia, ci sono anche in Canavese Volpiano, San Carlo e Chivasso. Una banda era composta principalmente da rom e romeni, gli italiani invece si occupavano della ricettazione.
19 persone sono state arrestate e due sono ancora ricercate dalla Polizia Stradale di Torino per una serie di furti ai danni di autotrasportatori e aziende avvenuti a Torino e in provincia. 32 gli episodi accertati per un totale di oltre 3 milioni di valore della merce rubata. Riguardavano autotrasportatori, riguardavano aziende, riguardavano imprese, riguardavano attività commerciali che sono il sangue di questa nazione, che noi come forza di polizia abbiamo il dovere di tutelare, abbiamo il dovere di essere a loro vicini anche in questo modo, anche nella fase più repressiva, nei confronti di persone che sono stabilmente dediche a creare e introdurre un danno sociale notevolissimo. Se voi pensate che è stato solo approssimativamente individuato in oltre 3 milioni di euro tutto quello che 32 episodi delittuosi sono riusciti ad individuare, sia in termini di rame, sia in termini di materiale di ricambio di autoveicoli, di prodotti alimentari, con una modalità reiterata, che è una modalità che riguarda l'effrazione delle mura di cinta, quindi la produzione di fori, l'introduzione nottetempo attraverso delle mazze, infrangendo il muro perimetrale con delle mazze e saccheggiando e devastando imprese e chiaramente in questo momento storico danneggiando anche l'economia con conseguenti posti di lavoro. È chiaro che non è un caso che alcune etnie legate alla criminalità organizzata erano stabilmente nottetempo dedite a questi furti. Alcuni di questi che abbiamo arrestato stanotte abitavano nella famosa zona dell'accampamento di Nichelino, che credo sia stato oggetto di attenzione da parte dei media negli ultimi tempi. Vi era una rete di contatti con una suddivisione di compiti anche con dei ricettatori naturalmente italiani che a loro volta avevano dei contatti con la criminalità organizzata. Quindi si tratta di un'attività che è durata 10 mesi, che quindi significa centinaia di intercettazioni di utenze cellulari, ma soprattutto la prova che non era un'attività occasionale. Sono persone che sono stantie e che vivono stabilmente i proventi di questa attività, cioè dei furti, e che come sapete introducono in questo territorio un allarme sociale notevolissimo. L'ambito e il bacino di intervento di questi furti sono svariati comuni che sono elencati nel comunicato, ma che sono essenzialmente riferibili al Piemonte, all'intero Piemonte e a gran parte della Lombardia. Chiaro che quando lo stesso rame che sta diventando questo oro rosso e che guarda caso viene rinvenuto sempre in termini di diciamo, spellamento in alcuni insediamenti sia di attività di Rom che di rumeni, è chiaro che non è un fatto assolutamente casuale. Poi un ventenne senegalese, ospite della comunità Pollicino Romano, è stato arrestato per rapina dai carabinieri di Strambino. I reati invece contestati a un 46enne di San Giorgio, Antonio Gagliardi, che è finito in carcere, sono maltrattamenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e danneggiamento a seguito di incendio. Insomma, l'uomo minacciava una donna per costringerla a prostituirsi. Poi tre invece giovani di Quarnier sono stati sorpresi e arrestati mentre cercavano di rubare all'interno dell'abbazia di fruttuaria di San Benigno. Cercavano di forzare il portone principale. I primi due sono finiti, un 36enne e un 20enne, sono finiti agli arresti domiciliari. Il più giovane, il minorenne, 16enne, è finito al Ferrante Porti perché dei tre, pur avendo solo 16 anni, aveva già dei precedenti penali. Poi ad Allier un'auto con l'impianto a gas è esplosa, era parcheggiata sopra un barcone, è esplosa, si è incendiata, tanta paura, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. E poi è stata una settimana con vento forte, tanto che sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco per le raffiche che hanno spazzato un po' tutto il Canavese. Si trattava soprattutto di alberi caduti e di piccoli inconvenienti anche alle abitazioni, qualcuna è stata anche scoperchiata, i venti hanno raggiunto i 100 km all'ora in montagna e i 60 km all'ora in pianura. E fin qui la cronaca, ma dal comitato Non bruciamoci il futuro di Rivarolo è giunto l'ennesimo appello perché si riesca ad avere un quadro esaustivo della qualità dell'aria, che a Rivarolo a quanto pare è davvero pessima.
Allora, i dati orari delle emissioni inquinanti non vengono più rilasciati né al Comune e quindi neanche a noi del Comitato. L'ente di controllo ARPA pubblica sul suo sito un report di sintesi, che è l'unica cosa che noi cittadini possiamo leggere. Attraverso questo report di sintesi non è possibile incrociare il controllo con per esempio delle fotografie sul camino che fuma, e quindi non è possibile neanche essere tranquilli da questo punto di vista. Vorrei anche ricordare che durante l'incontro pubblico, uno degli incontri pubblici con la ditta Cofelisipea, mi pare proprio che il responsabile avesse promesso che questi dati sarebbero stati resi pubblici. Ora, se si intendeva soltanto il report, forse non è sufficiente. In quel dibattito pubblico dove i commissari avevano invitato tutti gli attori per la prima volta e c'era anche l'assessore alla provincia, e c'era l'ASL, l'azienda, e ARPA e tutti i cittadini proprio in questa sala qui, si era addivenuto ad un accordo verbale, cioè nel senso che in allora SIPEA aveva in qualche modo dichiarato che sarebbe stata disponibile a sottoscrivere un protocollo di controllo con il comune e con la provincia, e che ci sarebbe stato accesso ai dati delle emissioni. In quell'occasione mi ricordo che è stato presentato il tipo di cippato di legno vergine che veniva utilizzato nella centrale, era stato presentato proprio nel bancone centrale ed era tutto bianco, scaglie di legno, poi non l'abbiamo mai più visto così bel pulito a scaglie di legno. Ci siamo anche dovuti interrompere perché il camion che sta passando alle tue spalle è un camion che deve fare manovra e non è l'esempio della filiera corta, abbiamo scoperto. No, ecco, in origine doveva esserci l'approvvigionamento solo da filiera corta canavesana, poi abbiamo scoperto che questa filiera corta canavesana non era stata approntata. E noi vediamo dei camion arrivare un po' da tutte le province, le regioni e forse anche le nazionalità. Sappiamo dopo tanta insistenza che abbiamo chiesto ragguagli riguardo alla provenienza del cippato, che la società ha dichiarato che nel 2013 il 57% del cippato è stato acquisito nell'area dei 70 km, però non sappiamo la vera provenienza di questo 57%, perché è stato comprato entro i 70 km, ma la provenienza del cippato non è detto che sia all'interno dei 70 km. E poi questa commissione, dicevamo, paritetica, che però proprio non c'è. Ecco, questa commissione paritetica doveva essere tra il comune, la SIPEA e la provincia. In realtà ci sono state diverse difficoltà, fra i quali anche proprio il fatto che la provincia in qualche modo si è trasformata o che comunque la provincia a un certo punto non ha più partecipato agli incontri, perché sappiamo le province in che condizione adesso sono, non si sa bene quali saranno i loro ruoli, quindi è mancata anche proprio uno degli elementi che dovevano essere fondanti di questo gruppo di lavoro, e quindi non se ne è fatto più nulla da questo punto di vista. Noi riteniamo che una commissione invece di controllo sia fondamentale, perché rimane sempre il problema di quali sono le sostanze che vengono introdotte all'interno della caldaia e quali sono e che garanzie abbiamo dei fumi che escono dal camino. E poi c'è questo polverimetro che non funziona, che non si sa se ha ripreso a funzionare, non si sa neanche se riprenderà a funzionare.
Esatto, noi abbiamo scoperto dalla lettura di questi report mensili che emette ARPA di questo polverimetro che almeno dal mese di agosto è non funzionante. E quindi oggettivamente non si sa neanche quanta sia l'emissione e la generazione di queste polveri almeno da 2 mesi. Sono le polveri quelle che danneggiano sicuramente la salute del cittadino, perché tutti i cittadini che abitano o che orbitano nell'area di azione della centrale respirano quest'aria, e quindi la ASL dovrebbe anche da questo punto di vista poter controllare e capire lo stato di salute medio del cittadino. Parliamo di controlli, ma i rilevamenti, almeno il secondo, ancora non c'è. Ecco, noi abbiamo chiesto come comitato, in allora anche i commissari avevano accordato e richiesto che l'ARPA installasse una centralina mobile nella città di Rivarolo per la prima volta per misurare l'inquinamento dell'aria, la prima misurazione è stata fatta, ha dato dei risultati estremamente preoccupanti per la qualità dell'aria di Rivarolo. Doveva essere fatto, è stato fatto anche il secondo rilevamento, quello di carattere estivo, senza quindi il contributo del riscaldamento invernale, ma i dati ancora non sono usciti. Certo che se ci si basa sul primo rilevamento si scopre che la qualità dell'aria di Rivarolo, non solo per la centrale ma per tutti i settori, dal riscaldamento al traffico veicolare, camionistico, eccetera eccetera, la qualità dell'aria a Rivarolo è molto preoccupante. Quindi si tratterà di valutare quali possono essere tutte le bonifiche e gli interventi che la comunità può fare per migliorare la qualità dell'aria. Certamente se queste misurazioni fossero state fatte prima dell'autorizzazione della centrale, probabilmente si poteva capire che non era il caso di contribuire maggiormente ad inquinare l'aria di Rivarolo, perché era già a ragion veduta molto, molto, molto preoccupante, nei limiti addirittura paragonabile alla situazione di Torino Centro. Abbiamo detto del forte vento di questa quarta settimana di ottobre, e allora i teli della copertura provvisoria della discarica di Vespia di Castellamonte sono stati divelti, così come la struttura di zavorramento, che sono poi copertoni e funi. Una situazione che si è venuta a creare difficile, non più in grado di arginare i fenomeni erosivi e il possibile smottamento delle scarpate, oltretutto non più di limitare il percorato, perché senza copertura in aula potrebbe piovere ovviamente direttamente sui rifiuti. Questo ha detto l'ARPA, che ha fatto un sopralluogo in settimana e ha ordinato ovviamente il ripristino. L'amministrazione comunale invece ha chiesto una riunione urgente al presidente dell'ATOR Foietta. E poi è stata la settimana del sopralluogo anche alla scuola materna Musso, dove i lavori della controsoffittatura avevano riguardato inizialmente 160 metri quadrati, sono stati estesi a 275 metri quadrati, è stato rifatto il bagno. In settimana è stato detto, insomma, questa settimana verrà utilizzata ancora per fare i lavori, così come la prossima, il ritorno a scuola è previsto per il primo lunedì, e cioè il 3 di novembre, primo lunedì del mese di novembre. Da Salerano invece sono partiti, alla volta di Montoggio, degli aiuti, sono partiti in particolare degli deumidificatori in grado di permettere alle persone di tornare prima nelle proprie abitazioni. A portarli è stato il sindaco di Salerano Egliottino, peraltro un viaggio anche un po' complicato perché ad Arquata Scrivia in mezzo lo ha lasciato a piedi, ma da Montoggio sono arrivati a recuperarlo. Alla fine sono arrivati ovviamente i deumidificatori a Montoggio, una situazione, quella del paesino della Liguria, che il sindaco di Salerano, poi come vedete da queste immagini, ha definito davvero difficile. Da Salerano a Montoggio, dove si sta ancora spalando il fango, per portare che cosa?
per portare 23 deumidificatori che nel 2000, quando l'alluvione interessò il nostro comune, grazie a un appello che era stato fatto dal sottoscritto a suo tempo, la consulta del volontariato di Arezzo ci donò questi 23 deumidificatori che 7 anni fa all'alluvione di Lodi già avevamo mandato a Lodi, e ora ci siamo messi in contatto con questo piccolo comune Montoggio, che è un comune di circa 2000 abitanti nell'entroterra genovese ai piedi del passo della Scofera, che ha avuto grossissimi danni causati dall'esondazione di un torrente affluente dello Scrivia. Questo comune, da quanto mi hanno detto, ha una piazza centrale dove il 90% delle attività erano proprio posizionate in questa piazza, di conseguenza hanno dei grossissimi problemi sia di carattere, diciamo, fango che lo stanno togliendo, sia anche di una frana che si sta muovendo. Io dico che quello che noi facciamo lo facciamo ovviamente con tutto il cuore, ma soprattutto perché sappiamo per esperienza vissuta che cosa significa ricevere degli aiuti, sapere che le istituzioni comunque sono vicine. Il fatto di accelerare il rientro in casa con questi deumidificatori in un ambiente sicuramente più salubre, credo che sia, la casa praticamente è la tana nostra, ogni animale la difende fino alla morte. Chi purtroppo deve essere ospitato in una palestra, in una tenda o cose di questo genere, se riesce a rientrare 15-20 giorni prima, io credo che sia una grandissima cosa. E non si tratta tanto di un aspetto di carattere materiale, quanto invece io credo che questo abbia un inestimabile valore morale. Cosa vuol dire riprendere in mano questi deumidificatori? Vuol dire far tornare alla mente che cosa è successo qui 14 anni fa? Sì, effettivamente sì. Io quando mi sono messo in contatto con Montoggio, non nascondo, la commozione mi ha ancora assalito, perché il fatto di rivivere questi momenti, è una cosa che è meglio non provare. E questi deumidificatori voi poi li andrete a riprendere, li ristoccherete nei magazzini e saranno pronti per qualunque altra evenienza? Assolutamente sì, ce li porteranno loro, perché adesso ci siamo proposti noi di andare giù, in quanto so benissimo che cosa significa la prima emergenza, quindi avranno un milione di problemi. Poi con calma, terminata la loro necessità, il loro utilizzo, saranno loro a riportarceli su e magari ci potremo rivedere in quell'occasione anche. Credo che questo, al di là degli aspetti umanitari e quant'altro, deve essere un esempio di collaborazione fra piccoli comuni. Io sono d'accordo col commissario Cottarelli, incaricato della revisione della spesa, perché 8.000 comuni in Italia davvero sono troppi. Bisognerebbe cominciare ad eliminare quelli che sono in dissesto finanziario. I primi dovrebbero essere quelli. Sul piano economico un paio di belle notizie almeno ci sono state in settimana, a partire dallo scongiurato pericolo di trasferimento in Polonia del reparto della Daico di produzione dei banchetti, ai quali lavorano 35 dipendenti, ma c'è di più. La Daico sembra aver fatto un'inversione di marcia, perché ha annunciato il rientro in fabbrica di tutti i lavoratori, quindi la fine degli ammortizzatori sociali, e ha anche assunto una ventina di dipendenti che erano precari. Insomma, lo stabilimento di San Bernardo di Ivrea sembra tornare per la Daico uno stabilimento strategico. E poi Riva Banca in settimana ha annunciato che entro 90 giorni si saprà, ci sarà la risposta definitiva, o sì o no all'apertura della banca. Ovviamente il comitato promotore di Riva Banca è certo che sarà un sì. Riva Banca da 3 anni ha avviato questo iter per aprire, nel periodo forse peggiore della storia bancaria italiana, perché sono cambiate le regole, perché in 3 anni avete dovuto più volte cambiare anche i documenti che avete mandato a Roma.
una sospensione quest'estate per permettere di aggiungere i documenti richiesti dalle nuove normative, adesso però siamo davvero in dirittura d'arrivo perché sospensioni non possono più essercene. Esatto, noi con gli ultimi invii a Banca d'Italia fatti in questi giorni abbiamo terminato praticamente l'iter. È vero, sono state richieste tutte nuove documentazioni, ma queste erano praticamente il risultato delle verifiche che Banca d'Italia faceva nelle altre banche. Comunque noi partiamo con dei regolamenti che sono stringentissimi, adeguati a quello che è il nuovo modo di fare banca, perché la banca è cambiata in questi ultimi 5 anni. Noi abbiamo mandato giù tutto la settimana scorsa, credo che Banca d'Italia questa settimana o la settimana prossima protocollerà il tutto, e da quella data partiranno i 90 giorni che la Banca d'Italia ha ancora di tempo per poterci dare l'autorizzazione. Quindi io sono confidente che entro fine anno, il mese di gennaio, avremo l'autorizzazione ad aprire gli sportelli bancari. 90 giorni, diciamo, da queste settimane, senza più proroghe, senza più interruzioni e soprattutto con una garanzia, questo lo possiamo dire per i soci, perché in questi mesi, ma anche in questi anni, ma soprattutto nell'ultimo periodo, le regole sono cambiate al punto che voi avete dovuto dare garanzie sul consiglio di amministrazione, sui soci, sulla professionalità, lungaggini per i soci, tutela secondo voi? Sì, infatti noi abbiamo continuamente, quando incontriamo i soci, ci fanno la solita domanda: ma perché non aprite? Noi non possiamo spiegargli, avete visto stamattina la documentazione ultima abbiamo preparato, sono 1000 pagine, no? Il socio non può capire questo, però tutte queste documentazioni, queste policy, queste procedure sono tutte a tutela del socio e del cliente. Quindi alla fine è vero che oggi sono un po' perplessi per questi ritardi, ma troveranno una banca che sarà assolutamente più nuova, più sicura, più efficiente nel loro interesse, nell'interesse sia dei soci che dei clienti. E poi in settimana ha fatto tappa ad Ivrea Expo 2015 in tour. È stata un po' l'occasione per capire bene che cosa sarà questo Expo 2015 di Milano, del quale tutti parlano ma che sembra ancora un oggetto abbastanza misterioso, e anche per capire come il territorio canavesano in questo caso può interagire. Expo 2015 se ne parla molto ma si conosce poco. Che cosa sarà questa Expo? Expo è un parco tematico per famiglie e bambini, di fatto un'area accessibile con biglietto in determinati orari, sarà dal 1 maggio 2015 al 31 ottobre, dalle 10 alle 23 di sera, tutti i giorni, in cui ci sono centinaia di attrazioni gestite, organizzate con contenuti e personale proprio da 147 stati del mondo, 134 associazioni non governative e associazioni italiane, più di 20 regioni e 30 aziende. Migliaia di eventi e un tema, quello della nutrizione del pianeta, dell'energia per la vita, che è un po' il fil rouge di tutti questi contenuti. Quindi non sarà la classica fiera, sarà un momento da vivere. Assolutamente, è un'esperienza in cui ogni visitatore, ripeto in particolare le famiglie, potranno costruirsi una propria visita, cogliere i contenuti che i vari stati, piuttosto che le varie associazioni, portano in questa polifonia di voci e portarsi a casa un punto di vista sul tema generale che l'Expo tratta. Sarà un po' un viaggio dentro il mondo, attorno al mondo e ai suoi prodotti alimentari, ma non solo. Sì, di fatto il mondo verrà in Italia, a Milano, per 6 mesi e i visitatori avranno la possibilità di scoprire i punti di vista differenti anche attraverso i prodotti alimentari, ma anche attraverso dei giochi, attraverso delle esperienze che i vari condomini di questo strano condominio globale porteranno alla nostra attenzione. Io dico sempre una cosa, è una come un'Olimpiade dove tutti vincono la medaglia d'oro, quindi dove tutte le opinioni e i partecipanti sono pesate allo stesso modo. I territori che ovviamente cercano di sfruttare l'occasione di Milano 2015 devono quindi entrare in sintonia. Assolutamente sì, pensiamo che il visitatore medio starà nel parco tematico Expo lì a Milano 5-6 ore e poi avrà
due o tre giorni per scoprire i dintorni, quindi la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, il Veneto, e poi si stima altri 3-4 giorni per scoprire l'Italia. E quindi proprio in questo tempo che il visitatore avrà dopo aver visitato l'Expo, che i territori devono proporre un'offerta adeguata a stuzzicarlo. E si conclude qui questo nostro appuntamento con l'informazione qui su Rete Canavese. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata.